Continuiamo il nostro viaggio all'interno del Movimento 5 Stelle, la vera grande realtà politica uscita dalle elezioni che abbiamo appena affrontato, ed è con noi una giovanissima neoparlamentare che era capolista alla Camera dell'Emilia Romagna, Giulia Sarti. Buongiorno e benvenuta. Buongiorno. Buongiorno a tutti. Come possiamo e dobbiamo chiamarla, visto che il termine onorevole mi sembra di capire che non sia particolarmente gradito dal Movimento 5 Stelle? Noi la chiamiamo onorevole. No. Siamo semplicemente cittadini, quindi al di là dei titoli, insomma, non è importante come ci si fa chiamare, vogliamo solo dare un segnale per far capire che la normalità deve continuare ad esserci, non bisogna sentirsi 3 metri sopra il cielo soltanto perché si ha un lavoro così importante e si sta svolgendo un incarico così di così grande responsabilità, quindi è solo un modo per far capire che vogliamo rimanere con i piedi per terra. Ecco, però Giulia Sarti appunto ha 26 anni, era capolista in Emilia Romagna per il Movimento 5 Stelle, si è laureata, bisogna ricordarlo, in giurisprudenza, tesi di diritto costituzionale, se non erriamo il 2 dicembre 2012, quindi proprio freschissima. Fresca. Adesso ancora. Però a proposito di onorevole, la curiosità che avevo io invece, se un esponente del Movimento 5 Stelle viene nominato o presidente della Camera, tanto per dire, o vicepresidente, quelli che a turno poi sostituiscono il presidente, nei classici dibattiti si dice la parola ora ha chiesto di parlare l'onorevole Riccardo Quadrano, ne ha facoltà. Come direte, rivolgendovi ad altri? Ma non sono nemmeno problemi che ci si pone, probabilmente grazie Presidente, ecco, poi si inizia. No, quando voi siete alla Presidenza. Perché... Quando saremo noi alla Presidenza, si darà la parola, ovviamente. E come? All'onorevole, no, è una brutta cena. Si troverà un modo. Riuscirete a pronunciarla sta parola? Troveremo un modo. Troveremo un modo. No, perché magari qualcuno si offende, dice come, non mi chiamo onorevole, vabbè, queste sono leziosità. Al cittadino direi che sono, certo. Direi che ci sono un po' problemi più importanti, poi... Allora, ecco. La parola a Pierluigi Bersani e poi si va. A tal proposito, Giulia magari Sarti. Esatto, chiamiamo per nome direttamente per rendere tutti più vicini anche alla gente. Ecco, Giulia Sarti, come sta vivendo queste ore? Perché sentite in voi crescere l'impegno, anche perché adesso si passerà alla pratica, no? Dopo le parole che sono state dette, tante a profusione in sede di campagna elettorale, adesso si passa ai fatti. Sentite dentro di voi crescere questo tipo di responsabilità, oppure il cammino sta andando avanti senza particolari scossoni? No, non è. Penso che la responsabilità l'abbiamo dentro da quando, insomma, ci sono state queste parlamentari, da quando ci siamo proposti come candidati, ma in generale anche da prima, insomma, da quando già si lavorava all'interno del movimento. Cresce sempre di più, è giusto che sia così, perché la situazione non è delle migliori, poi io sono, insomma, così giovane e però anche particolarmente attaccata alla realtà di tutti i giorni e alle responsabilità, quindi sappiamo benissimo che sarà un compito molto difficile. Però voglio dire che siamo belli pronti, quindi non bisogna neanche, cioè, dimostreremo appunto, come abbiamo detto, con i fatti e non con le parole, che siamo anche noi capaci di, che cittadini normali possono prestare un gran contributo all'interno delle istituzioni. Ecco, allora, i fatti, no? Perché ieri Bersani o Gargamella, che dir si voglia, chiamarlo come lo chiamano tutti o chiamarlo come lo chiama Beppe Grillo, ha detto: adesso voi volevate mandare via tutti, però ora voi siete dentro e dentro dovete dire cosa fare. Siete d'accordo sull'apertura di Bersani su alcuni punti, a cominciare dalla lotta alla corruzione, tema sul quale lei è sempre stata molto attenta? Che cosa fate, che cosa potete fare eventualmente insieme in Parlamento? Lavorare sui provvedimenti veramente urgenti che ci sono da fare. Io però non penso che ci potrà essere una fiducia così, no? A priori solo sulle intenzioni, solo sulle parole, quindi diciamo che sicuramente valuteremo tutti insieme in gruppo il comportamento che si sarà da tenere già tra pochi giorni ci vedremo, insomma, tutti ci riuniremo fra tutti gli eletti. Quindi non voterete la fiducia al governo Bersani?
Comunque. E non è un'affermazione che si può fare adesso, sono giornate molto delicate in cui veramente ci si sta confrontando perché ci rendiamo conto, insomma, del momento, e queste elezioni, insomma, hanno portato un risultato, come al solito gli italiani sorprendono moltissimo, però insomma noi sicuramente cercheremo la via più giusta per rimanere coerenti con tutto ciò che abbiamo detto fino ad ora, quindi è importante questo, far capire agli italiani anche la nostra coerenza, quindi mi Sì. sento di dire che, come abbiamo sempre detto, noi, come ribadito Beppe Grillo, tutti noi candidati in tutto questo periodo, alleanze adesso, così senza delle Confronto. garanzie vere, come dire, senza un confronto serio e senza Chiaro. delle garanzie vere, non ce ne sono, ma neanche poi alleanze appunto così in toto, ci può essere vicinanza, come abbiamo detto prima, su determinati progetti di legge, determinati provvedimenti urgenti per questo paese, però insomma, per tutto quello che è successo fino ad ora, secondo me, come detto, sarà molto molto difficile, perché abbiamo sentito poi appunto un'apertura di Bersani, ma anche qui certe cose potevano essere dette e fatte prima, Sì. Diciamo, quindi non è una questione, no, di adesso fare gli orgogliosi, perché i non ci tempi mancherebbe, non sono i ancora tempi maturi, per arrivare a questo no, tipo di soluzione. Senta, io. ma Vabbè, secondo me magari. non è neanche che i tempi non sono maturi, è proprio che dovremmo appunto essere molto attenti entrambi, ecco, tra tutti gli schieramenti, a pensare davvero. Vabbè, si può dire che ora che siete dentro è finito il tempo degli insulti in qualche modo? Beh, direi proprio di sì, insomma, Ah, quindi dai. non è Finita la questione campagna di. elettorale, dai. Ma no, noi non siamo mai stati poi così particolarmente legati agli insulti, è un modo di. No, ma Beh, intendo qualche che parola è volata, diciamo, sì. è un modo di comunicare che appartiene moltissimo, insomma, a Beppe, lo sapete, lo si vede, però quando poi si parla con noi candidati, che siamo noi, poi che entriamo all'interno delle istituzioni, penso che, insomma, gli insulti siano fuori dal nostro Ecco, vocabolario, infatti, basta guardare uno come volevo chiedere. Pizzarotti o Cancelleri, insomma, Certo. e tutti gli altri. Volevo chiedere questo a Giulia Sarti, però appunto non c'è troppa discrepanza proprio anche a livello di messaggio che passa nei confronti della gente fra l'aggressività e anche a volte il linguaggio un po' triviale di Beppe Grillo, invece questa pacatezza che riscontriamo nei parlamentari del 5 Stelle, così come lei peraltro. Che cosa Io significa? Non penso. c'è un filo che vi leghi in modo così importante? Il filo conduttore è un po' no, la rabbia, che quella sì, ce l'abbiamo tutti. E penso che il linguaggio di Grillo sia così forte proprio perché, per svegliare un po' le anime e le coscienze dei più, a volte sì, forse c'è anche bisogno di questo, però è una modalità sua, è un modo suo. Noi siamo lì e siamo qui proprio per far capire che non ci sono solo gli insulti, non ci sono solo le parole grosse, non ci sono solo le prese in giro, Però. ma ci siamo noi che poi, come contenuti, ne portiamo avanti moltissimi, e i nostri toni sono quelli di cittadini di tutti i giorni, che poi Va bene, all'interno questo è delle chiaro. istituzioni è normale che sia così, quindi no, non vedo Le una chiediamo lontananza così solo totale. un'ultima cosa, dobbiamo chiudere poi. Ma non votate a scatola chiusa. Insomma, qui un governo, se non nasce, si torna al voto. Insomma. Per voi va bene, non vi interessa, lo guardate in maniera disinteressata. Cioè, questo poi gli italiani vogliono capire. Ma che si No, fa? non Si lo fa un guardiamo in maniera governo? Si fa un disinteressata. governo oppure si torna alle elezioni? Anche per organizzarsi un po', che so, le ferie, il lavoro, queste cose qua, la salute mentale, perché già questa campagna elettorale ci ha messo a dura prova. Dipende da tutti, l'ho ribadito prima, noi cercheremo veramente la soluzione migliore per questo paese, quindi non siamo degli sprovveduti e ci sentiamo molto responsabili, però, come ho detto, la situazione è davvero delicata, quindi le decisioni si prendono tutti insieme. Come gruppo non siamo più abituati, no, a sentire persone che dibattono e si confrontano insieme. Da noi funziona così, non c'è Giulia Sarti che, come Bersani, può aprire o può chiudere, c'è il Movimento 5 Stelle insieme Va al bene. gruppo che deciderà cosa fare. Bene. Dico solo che avverrà molto presto.